si è mai chiesto che volto avessero gli uomini della preistoria o un qualsiasi personaggio del passato. Negli ultimi anni, studiosi e artisti si sono posti l'obiettivo della ricostruzione facciale ed hanno elaborato alcune metodologie di lavoro. Per ricostruire il volto di un personaggio del passato è necessario avere molte competenze sia in ambito antropologico che in ambito della medicina legale ed è necessario disporre di un cranio dal quale parte il lavoro di ricostruzione facciale, da un cranio antico come questo. Per ricostruire le sembianze di una persona vissuta nel passato sono state elaborate due tecniche, una tecnica è manuale e l'altra tecnica invece è digitale. Un'ottima conoscenza dell'anatomia del viso è alla base della ricostruzione facciale con il metodo manuale. Il metodo manuale prevede l'utilizzo di pioli che vengono posti in specifici punti sul cranio. La lunghezza dei pioli dipenderà dalla posizione in cui verranno messi. I pioli saranno molto corti in corrispondenza ad esempio della fronte, in cui il tessuto cutaneo è molto ridotto. I pioli avranno una lunghezza maggiore in corrispondenza ad esempio delle guance in cui il tessuto sottocutaneo è molto più abbondante. Inoltre, a questo principio generale, si applicheranno delle varianti. I pioli saranno molto più spessi in corrispondenza di creste ossee particolarmente accentuate, ad esempio, come in questo caso, di cranio di australopiteco. Qui è ben evidente una cresta ossea molto marcata perché ci si attaccava una muscolatura molto sviluppata. Ecco, la muscolatura era sviluppata e quindi il cranio era addirittura deformato sotto lo sforzo della muscolatura in movimento. In corrispondenza di queste creste ossee, i pioli quindi saranno particolarmente lunghi. Un'altra variabile inoltre si aggiunge a questi elementi, ad esempio la muscolatura variava a seconda del sesso, dell'età di morte anche. Quindi tutti questi elementi vengono presi in considerazione per la misurazione dei pioli che vengono messi in corrispondenza del cranio. Una volta posizionati i pioli si utilizzerà la cera o la plastilina per colmare gli spazi vuoti. Per quanto riguarda gli occhi, verranno utilizzate delle vere e proprie protesi mediche. Per quanto riguarda le orecchie, è possibile dal cranio ricostruire la dimensione dell'orecchio, ma non naturalmente la forma, che sarà data in maniera piuttosto vaga. Mentre la stessa cosa è per quanto riguarda il naso. Dal cranio è possibile risalire alla dimensione del naso, ma non in maniera specifica alla forma. La ricostruzione del volto sarà sempre più realistica quanto più ci sarà collaborazione fra l'artista e il paleoantropologo, che fornirà indicazioni riguardante la peluria, il tipo di capelli, il colore di capelli, il colore degli occhi. Tutto questo aiuterà l'artista a dare un risultato il più possibile scientificamente corretto. Nella nostra sala dell'uomo è possibile osservare la ricostruzione che abbiamo fatto del volto dell'uomo di Neanderthal. A partire dal cranio dell'uomo di Neanderthal è stata ricostruita la sua fisionomia, con il torso orbitario particolarmente sviluppato, ben evidente sul cranio, con il naso particolarmente sviluppato, grande, come è possibile osservare sul cranio, e
la bocca abbastanza prognata, cioè in avanti, come è possibile osservare, e una evidente nuca molto pronunciata. Negli ultimi anni, grazie alla diffusione delle nuove tecnologie, si è diffuso l'utilizzo della TAC del cranio per la ricostruzione facciale. Il modello che si ottiene è digitale. Questo può prendere forma utilizzando una stampante 3D, oppure può rimanere un modello virtuale, che ha il pregio di essere modificabile in qualsiasi momento, nel caso in cui gli studiosi vengano a conoscenza di ulteriori informazioni antropometriche.